Vicino a Biella, nel castello di Verrone, c'è il Museo del Falso e dell'Inganno. Si chiama Falseum e non espone oggetti contraffatti, ma racconta come a volte da presupposti e fatti inventati sia cambiato il corso della storia e spiega anche come l'uomo da sempre abbia avuto la tentazione all'inganno per difendersi, per attaccare, per arricchirsi o anche per semplicemente per divertirsi. Alcuni esempi? Il mostro di Loch Ness. Sì, e i falsi di Modigliani, per esempio. E poi c'è un altro che è molto interessante, come documenti, per esempio. I falsi documenti, che hanno però cambiato la storia, come, la donazione di Costantino con cui la Chiesa legittimò, il suo potere temporale sull'Occidente. È molto importante perché su quel documento, che poi è stato scoperto come falso, si è basato tutto il comportamento e tutti gli eventi storici dell'epoca. È interessante, eh? È Sì, un'istigazione a noi contemporanei a stare attenti alle fonti, alle cose che certo. ci raccontano. Sì, Vabbè. perché poi ce ne raccontano tante. Comunque, da queste parti, se volete l'autenticità, dovete rivolgervi alla natura. E qui Oh, c'è l'Oasi dai, adesso. Ma Zegna. Sì, dai. lo sponsor è chiaramente Ermenegildo Zegna, che da queste parti ha il suo lanificio. 100 km quadrati di parco. Qui Bello. ritrovate la natura vera in tutte le sue manifestazioni. Ma è il parco di Ermenegildo Zegna? Sì, lui è lo sponsor. Ah, lo Dopodiché, qua siamo sponsor. tra il Trivero e la Valle del Cervo, siamo nelle Bellissimo. Alpi biellesi. Bravi, bravi perché bisogna sponsorizzare queste cose. La natura. Sponsorizzare la natura è il massimo. Sì.